Ciao a tutti, eccoci qua di nuovo per l'appuntamento del sabato dove facciamo un pochino il riepilogo della settimana, ma soprattutto questa volta vi farò anche una piccola anticipazione dei tutorial che ci saranno la prossima, anzi del tutorial, perché come ben sapete sarò di nuovo alla fiera di Vicenza. Ovviamente allo stand Necchi, vi ricordo che si trova al padiglione 1, stand 144, e tra l'altro se volete venirmi a trovare, perché molti di voi mi hanno detto appunto che verranno e sono molto molto contenta di vedere altre persone, ne ho conosciute diverse a Roma, ma so che ce ne saranno anche tante a Vicenza. Se non mi vedete subito, perché c'è tanta gente, questa volta lo stand è ancora più grande, chiedete pure di Stefania, vi dico il mio nome perché so che molti di voi non se lo ricordano bene, molti mi chiamano Mike Ricard, ma anch'io ovviamente ho un nome ed è appunto Stefania, quindi chiedete pure di me in fiera. E vi ricordo anche che questa volta alla fiera di Vicenza ci saranno due prodotti nuovi che potrete vedere e toccare con mano, quindi appunto se avete la possibilità non perdetevi assolutamente questo appuntamento. Nel frattempo vi ricordo ciò che è stato fatto durante la scorsa settimana, così se vi siete persi qualche contenuto potete comunque andarlo a rivedere nel canale YouTube oppure sul sito mycricut.it. Abbiamo fatto come primo tutorial questa settimana quello della scatolina per contenere la nutellina, la mini nutellina, quella in vasetto di vetro, e un nuovo Kinder che so che molti di voi piace, ma soprattutto so che molti di voi avevano bisogno di questo tutorial. Tra le tante cose vi ricordo che potete chiedere tutorial a me, nel senso ci possono essere dei tutorial su richiesta, molti in realtà di quelli che vedete sono tutorial su richiesta, quindi considerate che la lista comunque è molto molto lunga, proprio perché ci sono tante persone che mi chiedono video, però come sempre potete contattarmi al numero WhatsApp che trovate sia nella mia pagina Facebook che nel mio gruppo Facebook, oppure potete anche scrivermi ovviamente in altro modo, per esempio via email, anche se pochi di voi mi scrivono comunque via email, oppure potete scrivermi anche direttamente nel gruppo Facebook e mi chiedete appunto il tutorial di cui avete bisogno. Ovviamente i tempi possono essere più o meno lunghi a seconda delle richieste del momento, ma possono essere anche più o meno lunghi a seconda di tutta la lista interminabile che al momento ho di video. Ripeto, mentre alcuni sono su richiesta, altri sono invece come dire proprio pensati, ideati da me, quindi ci sono queste differenze, quindi cerco di fare un po' e un po', quindi un po' di quelli che mi avete chiesto voi e un pochino di quelli che ho pensato di farvi vedere io, sperando ovviamente che vi piacciono e che vi siano utili. Come secondo tutorial durante la settimana invece vi ho fatto vedere una cosa che in realtà è semplice ma che spesso mi chiedete, ovvero come si acquistano i vari elementi su Cricut Design Space. Allora, l'acquisto è molto molto semplice, dovete semplicemente inserire in area di progettazione la vostra immagine, il vostro font o quello che desiderate, e poi quando andrete a fare clic sul pulsante crealo, al posto del successivo pulsante che è continua ci sarà scritto checkout, ma potrete vedere tutto nel video, tutti gli step da seguire. Vi ricordo che chi ha l'abbonamento a Cricut Touch, quindi ha pochissimi, veramente pochi 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 specialmente immagini
diciamo, tra quelli in vendita, tra quelli possibili da acquistare, ha anche un ulteriore sconto del 10%. Quindi, come sempre, chi ha l'abbonamento ha tanti vantaggi in più, ecco, che non sono solo esclusivamente relativi all'avere più immagini, più font, ma anche più servizi offerti dallo stesso Cricut. Ci sarà anche, a proposito di questa, una nuova funzione di Cricut Design Space a breve, e ci sarà la possibilità di rimuovere il background, quindi di rimuovere lo sfondo direttamente da una foto, che è una cosa che ovviamente prima non era possibile fare, o per meglio dire, si poteva andare con la bacchetta magica e cercare di togliere ciò che era intorno, ma quando era proprio uno sfondo complicato non era certo facile andarlo a rimuovere. Invece c'è proprio questa funzione di scontorno, tra l'altro automatica, eseguita da Cricut Design Space. Siamo tutti in attesa di questa novità e appunto sicuramente ci sarà molto molto presto. L'ultimo tutorial, che non è un tutorial ma è una guida, che è stato fatto questa settimana, è riferito alle temperature per sublimazione. Chi ha una stampante Sao Grass sa che di per sé il processo di sublimazione è semplice: basta stampare e posizionare il foglio stampato direttamente sull'oggetto, sul tessuto, e poi con una pressa viene trasferito. Ma se la temperatura non è quella corretta, se i tempi non sono corretti, il risultato non sarà soddisfacente. Quindi avere, diciamo, una linea indicativa di tempi e temperature fa sempre molto comodo. Vi ricordo però, e questo è molto importante, che ogni marca è diversa, quindi temperature e tempi sono quelli inseriti in questa guida, sono comunque molto indicativi. In parte frutto di esperienza e in parte frutto di indicazione della stessa Sao Grass. A questo punto non voglio tenervi ancora tantissimo, perché un video comunque so che anche 10 minuti è lungo. Voglio darvi una piccola anticipazione di ciò che faremo la prossima settimana, e vi farò vedere un prodotto, non so se riuscite a vederlo, un prodotto Cricut che si chiama Iron On Design, e è un prodotto molto molto bello, perché ci sono già dei design pronti e anche ben realizzati dalla stessa Cricut, che sono semplicemente ripeto, pronti proprio per essere trasferiti. Quindi potete anche non accendere il computer, non accendere la maker, prendere questo prodotto e direttamente trasferirlo con la vostra EasyPress. E quindi, insomma, una cosa secondo me molto molto utile e comoda, a volte quando non si ha tanto tempo, ma anche per avere comunque a disposizione delle grafiche un pochino diverse dal solito e ben ben fatte. Ma di questa cosa vi farò vedere anche degli usi un pochino alternativi, ne parleremo comunque la prossima settimana. Spero di avervi detto tutto, spero di non aver dimenticato niente, e a questo punto, cosa dirvi? Vi aspetto ancora, vi ricordo che vi aspetto alla fiera di Vicenza. Il video prossimo, quindi quello del prossimo sabato, non ci sarà, perché io sarò appunto a Vicenza, ma magari vi farò vedere, tenetevi sempre collegati ai vari gruppi e alle pagine Facebook, che vi farò vedere comunque qualche parte della fiera per chi non potrà partecipare, per chi sarà lontano da Vicenza o per chi per motivi di lavoro non potrà comunque venire allo stand. E ci aggiorniamo quindi direttamente la prossima settimana. Vi dico subito che non riuscirò durante la fiera a rispondere ai vostri messaggi privati che mi mandate su WhatsApp, perché ne ricevo veramente a centinaia ogni giorno, e lì praticamente non avrò un minuto libero, e quindi inviate messaggi solo se è urgente, quindi se avete bisogno proprio di qualcosa che caso, insomma, di diciamo di vita o di morte,
e quindi io la sera, magari un po' tardi, appena ho un attimo, vi risponderò. Per tutte le altre cose ci risentiamo la settimana successiva, quindi la settimana dal 18 in poi. Vi lascio a questo punto, vi auguro uno splendido weekend e alla prossima. Ciao ciao!